di Gigi Falco, un grande applauso. Visto che quest'anno Gigi Falco si è riuscita a parlare.
Thank you.
soprattutto a questo uomo meraviglioso che è il maestro, che oltre naturalmente ad avere un rapporto diretto con tutti i ragazzi, riesce a farvi suonare praticamente di tutto, oltre che il campanello di casa. Il maestro Francesco Iannelli, applauso al maestro. Maestro, quindi recuperiamo il centro. Una battuta al volo, io vorrei parlare con tutti loro, però sono davvero tanti, rischieremo di far tardi e qualcuno mi ha detto che non si può. Maestro, vieni qua. E allora vabbè, andiamo con l'analogico che funziona sempre, sai mai, tutte queste frequenze nell'aria, che cosa c'è? Dammi un po' più di volume, grazie. Ok, maestro, facciamo finta che non ci vediamo solo in questo istante, vero? Io sono quello che poi presenta la serata. Allora, come si fa a regolare e a condividere tutta questa maestranza? Giovanni, io so che il più piccolo ha 9 anni e il più anziano, ma molto anziano, 19-20. Vieni qua, che fai? E lui è pratico con la bacchetta ma non il microfono. Come si fa a metterli tutti insieme e a farsi ascoltare e sentire? Beh, innanzitutto sono bravi loro a seguire le lezioni i maestri durante le lezioni settimanali. Poi noi ci incontriamo una volta a settimana, tutte le settimane fisse, e facciamo questo lavoro di 2 ore abbondanti. Senti, il gruppo da quanti anni esiste? 3 anni. Vabbè. Abbiamo capito? Ma sicuramente, applauso, salutiamo tutti, complimenti ancora a voi. Grazie, complimenti a voi. Nico, parli con quello. Ecco, noi ci prendiamo un angolino giusto qua davanti. Nico? Se mi danno... Ah, non mi cavo? Io lo portiamo da casa. No, stanno mettendo a posto il microfono. Non so se lo conoscete, ma è l'organizzatore, il pensatore, il macchinista, il fuochista, l'uomo di fatica, il scaricatore, cioè praticamente diciamo che la categoria ce le ha tutte in uno, pensate, cioè con lui risparmieremo tanto soldi di cosa vuole. Grazie, grazie. Riesce ad avvicinarti? No, dai. Arriva dove vuoi. Arriva dove vuoi, dai. Allora, ce la fai? Dai, ti tiro. Ti tiro. Vabbè, allora. Siamo alla quarta edizione di un appuntamento che mi sembra ammazza, scusate, guardavo solo sotto, però poi complimentoni, buonasera a tutti. E dove eravate? Ammazza quanti siete? Beh, è un quadro, no, scusate che da lì non potete vedere, vuoi salire? Oh, avvocato, vuoi salire, vuoi vedere, vuoi fare un segno? Dove? Ah, è fantastico, siete meravigliosi. Fatemi un applauso, sono voi. Sugli applausi loro mi sembrano un attimo più orribili. Allora chiudiamo la testa così possiamo parlare. Allora siamo giunti, caro amico, puoi parlare anche da lì, guarda, io parlo davanti e tu parli da dietro. Perché? Sì, io parlo da dietro. Ma perché ti vengono da sole queste idee mirabilanti, altro che start-up, ci vuole un attimo. Che apro? E chi ne so io? Dove sei? Pronto, amico? E non ti vedo. Aspetta che c'è un problema tecnico. Vieni. Guarda che qui c'è il posto. Vieni che qui c'è il posto. Allora, spesta. Allora, hai finito? Sì, un attimo. Poi la gente domani cosa dice di noi? Vieni qua, amico. Allora, apro. No, mi stavano aggiustando il microfono, però. Mi stanno aggiustando il microfono, quindi sono obbligato, ma non metto da lì. Di stare qua. Vabbè. Avvicinati. Nel frattempo i ragazzi naturalmente rispondano il palco, volevamo farvi vedere queste cose, ma quando tutto dovesse mancare, perché farvi perdere questo momento così spontaneo, così di vita vissuta? Allora, caro amico, visto che io ho una certa età, abbiamo certe esigenze, allora parliamo un attimo di questa tua associazione che in 4 anni si è fatta sentire, vedere, apprezzare, è stata condivisa da tanti istituti, da tante scuole che comunque puntualmente ogni anno partecipano, perché lo dicevamo oggi al telefono, in un territorio come il nostro che ha una storia, se vogliamo togliere questo leggerissimo, una regione come la nostra che ha una storia che risale veramente alla notte dei tempi, una cosa sulla quale dovremmo puntare, allora tutti dicono, ah sì, il turismo,
sì, ma non se ne è accorto nessuno. Ma la cultura sì, ragazzi. Eppure, pensate che molte volte, è vero, lo so, guardando la televisione e tutti i telegiornali, no? Uno si distrae, cioè si sente male per tutto quello che sente. Ma la cultura forse potrebbe salvare il paese. E sì, è questa la vostra missione, dico. Sì, noi ci crediamo e la cosa bella è che di anno in anno ci credono in tanti, quindi questa carovana culturale ogni anno è sempre più grande, più numerosa. Il primo anno era San Pietro e Cinque Comuni, il secondo anno i Cinque Comuni e la Mezza Terme, il terzo anno Girifalco, ora siamo arrivati a Spillace, certo, quindi bene. Quest'anno l'abbiamo chiamata cultura posto posto, quindi dal Mar Tirreno al Mediterraneo. Sì, sì, sì. E quindi Alessio Mediterraneo nasce perché noi crediamo che tutto succede di positivo solo se c'è una, diciamo, piccola rivoluzione culturale. Tutto passa attraverso la cultura, che può sembrare banale, ma ci sono alcune regioni d'Italia dove la cultura è prioritaria. In Calabria, piano piano, si sente un fermento nuovo, allora cerchiamo di paralizzare questo fermento, di coordinarci e di volare sempre più in alto, quindi anche con l'ali sul Mediterraneo. Forza, ali sul Mediterraneo, ci mancherebbe altro, vola alto e da quell'altezza riesce a vedere dove c'è bisogno, dove si può naturalmente lavorare, dove ci si può aggregare. Guarda quanti giovani avete incontrato con tutta la tua associazione nel corso di questi anni. C'è stata una presa di posizione da parte di professori, di maestri, insomma, di tutto, ed è bellissimo. Insomma, in solo quattro anni aver raggiunto questi risultati così importanti. Sì, in poco tempo, e qualcuno dice, ma in poco tempo vuol dire che siete bravissimi voi. Secondo me bravissimi forse arriverà dopo. Secondo me la cosa più importante è proprio perché c'era una grande fetta di popolazione calabrese che non aspettava altro di essere magari non coordinata, coinvolta, organizzata, e quindi il merito è a chi ci crede, a chi lavora e dopo chi lavora, perché il Mediterraneo è un pezzo di valore di ognuno. Allora, noi siamo arrivati praticamente all'ultima serata. Chi ha potuto seguire tutte le manifestazioni che ci sono state fino a questa sera sa tutto l'andamento e tutta l'organizzazione così come si è consumata. Che cosa è successo? Diciamo che l'ultimo periodo, ma giusto per riassumerlo in pochi secondi, dico. Allora, Alison Mediterraneo è partita il 18 febbraio, però ovviamente per partire il 18 febbraio abbiamo lavorato tantissimi mesi prima. Il 18 febbraio, non so chi è presente qui, se c'è la scuola, sì, vedo la dirigente, siamo partiti con Fiorella Carelli, ecco, prima dell'Istituto Comprensivo Statale, vorrei dire che siamo partiti con Fiorella Carelli, perché è una grande dirigente dell'Istituto Comprensivo di Sant'Antonio, Girifalco, Portale, veramente in prima linea, infatti è componente della commissione scientifico-culturale che ha, diciamo, non dico giudicato, ma ha visionato il programma, ha dettato un po' di regole, un po' di opinioni, e insieme a lei abbiamo anche, diciamo, scovato eccellenze famose ma anche eccellenze nascoste del nostro territorio. Scusa, e questo è successo solo il 18 febbraio, no? Perché sappiamo così fino ad arrivare al 31 febbraio. No, velocemente, allora, il 18 febbraio vediamo poi chi c'è. Allora c'è Santo Fermi alla Mezia. Ma sembra un'impressione che non sono soldati, ma sembra che ti caschino dopo. E poi allora dopo questa bellissima giornata, questo evento alla Mezza Terme, il 21 febbraio eravamo a Girifalco. È un nutrito gruppo. E poi il 23 febbraio eravamo a Iacuzzo con libri, letture e avventura, che ha voluto con molta convinzione un altro componente della commissione, il vice sindaco Tonino Ciliberto. Certo. Eccolo. Una sedia del Torino Ciliberto. Francesco. Sì.
e poi siamo nuovamente ritornati a San Pietro al Maila con la compagnia di Via Bologna, qui c'è stato un bellissimo musical. E poi ho sentito un grazie, Bravo, un bellissimo musical tra mitologia, danza e tanto tanto talento. Non mi fare pentire di averti fatto la domanda, No, no, velocemente, quindi poi accordate il 7 marzo, sì. Poi il 14 novembre San Pietro al Maila. San Pietro al Maila c'è? Sì. Poi il 17 a Maila, il 22 a Curiglia e poi il 23 al liceo scientifico di Lamezia Terme. E poi il 24 marzo l'Expo è festa qui con un grandissimo conteo, è stato bellissimo, veramente pieno di cartelloni di colori, cominciamo con una maggiore consapevolezza culturale. E poi questo giangalà finale. E questo giangalà, così che insomma riassume praticamente tutto questo lunghissimo percorso riassunto in pratica in pochi minuti. Allora, questa sera serata di prevenzioni, serata di attestati a tutte quelle persone, ragazzi, naturalmente autorità civili, religiose, politiche, amministrative e quant'altro, che in effetti sono stati e sono comunque tuttora vicini al premio e all'associazione Ali del Mediterraneo. Allora, a questo punto, per fortuna, non saremo soli, perché io faccio le patatine intorno al pollo all'insalata, tu fai il pollo, ecco, però la padrona di casa la fa lei, così almeno siamo tranquilli. Va bene? Ecco. La chiamiamo, certo. Un applauso per Carola Bertuca! E quindi siamo a posto, siamo in una botte di ferro, come si dice in gergo, almeno ognuno ha le proprie mansioni. Lei ci aiuterà a consegnare. Certo, tutto ciò. Va bene, allora, prima di salutare tutti, di ringraziare tutti, di parlare degli altri, Carola, allora prepariamoci. Ecco, siete già pronti? Bene, perfetto. Allora, nel frattempo guardiamoci questa prima video intervista, Nico. Sì, questa video intervista a quei bambini della scuola primaria. Bene, ma ecco, hai capito, le donne straordinarie. Ma chi vi ha inventato? Ma chi vi ha inventato? Ci fossero loro, ci saremmo rovinati. Che cosa c'è? Però? Cioè, se ne sono dimenticato, che c'è tutto il mezzo. Maestro Iannelli, venga maestro, recuperi il palco, sentiamo la sua mancanza, la sua e della sua mancanza, la sua mancanza assolutamente maestro. Allora, intanto finché arriva io spiego la video intervista. Allora, venga maestro, venga da parte, ci sono due tre gradini. Sì, venga, applausi. Sono quelli di prima. Una cornice per questo grande lavoro, questo omaggio ad Ali sul Mediterraneo da parte di Geri Falco. Grazie di cuore, un applauso. Grazie, grazie. Bene. Allora, Carola, possiamo ripartire? Okay, sono tranquillo, bene. Allora, noi guadagniamo un angolino qui del nostro palco e a questo punto abbiamo allora con la proiezione di questa video intervista che dicevamo. Scuola primaria. Ok. Per diventare famosi.
animali estinti. Viene grande fra la crociera, viene grande fra la crociera, viene grande fra la parte, viene grande fra la padella. Io da grande aiuterò a mio papà a fare il giardiniere. Cosa vorrebbero capire i più grandi? Di essere felici. Che i bambini possono anche giocare e non studiare sempre. I grandi dovrebbero capire a dir più a disegnare meglio. Cos'è per te aria sul Mediterraneo? Leggere. Per me aria sul Mediterraneo è la base della cultura di tutto il mondo. Per me la cultura dopo, se può avere il programma di Ali sul Mediterraneo, così almeno ci rendiamo conto di che cos'è Ali sul Mediterraneo, certo, che non è un evento ma è una serie di eventi. E poi volevo dire una cosa velocissima: il Gran Galà della cultura di questa sera si divide in tre parti, per dimostrazione di un amore, no? E di questa collaborazione. La prima parte vengono premiate le scuole e i piccoli, nella seconda parte gli emergenti, nella terza parte le eccellenze che possono dare un esempio alle nuove generazioni. Ecco perché c'è questa video intervista, no? Altrimenti premiavamo solo le eccellenze. Certo. Invece no, le eccellenze, voi eccellenze in platea, siete state scelte come punto di riferimento, benissimo, come eccellenza per le nuove generazioni. Siamo insieme, ecco, dal più piccolo al più grande oggi. Grazie. Benissimo. Bene, mi fa piacere. Allora, c'era un attestato appunto da consegnare al videomaker, vero? Però probabilmente mi dicevano che forse non è riuscito a venire, Nico, vero? Non è riuscito a venire, quindi insomma glielo consegneremo sicuramente in una seconda occasione. Adesso, visto che partiamo naturalmente con i ragazzi e con le scuole, c'è un bel... ci sono delle slide, slide, Nico, che dobbiamo vedere a nome e per conto del buon Marco, sì, vero? Sì, allora questa è la categoria dell'attività creativa libera, sì, scuole superiori. Allora, guardiamo queste slide, per piacere. E questo è il vincitore. Non ti mettere davanti. Lui non lo sa. No, non lo sai neanche tu che c'è il proiettore. Grandissimo il liceo scientifico di Lamezia Terme. E quindi Matteo Ciliberto del liceo scientifico Marco, scusa. Già cambiato il nome. Sì, il nome d'arte. Marco Ciliberto
vince il primo classificato per quanto riguarda le scuole superiori. Un applauso a Marco Cimberto. Una partita in volo. Bellissimo. No, ho preso il sentimento, cioè proprio capito, bravo. Complimenti, continua così e in bocca al lupo per tutto quello che farai. Va bene. Grazie, sei una, sei grande anima del Mediterraneo veramente, speriamo. Volano con noi, spicca e volo. Non so più cosa dire, ma non se ne va. Un applauso di ciò scientifico, grazie, primo classificato delle scuole superiori. È fantastico, bellissimo, piccolino mio, vieni qua. Sì. Allora, a questo punto adesso dobbiamo vedere un altro video però. Ah sì? Sì, come no? Eh sì, fammi stare tranquillo, io mi preoccupo subito, c'è una certa età. Siamo pronti? Guardiamo quest'altro video. Okay. C'è Katia Garito? È sopra? Ah, da subito come è sotto? Ah, sta scendendo. Allora inviterei anche la, è qui. La dottoressa Maiello. Patrizia Maiello, dov'è Patrizia Maiello? Ciao Katia, come stai? Ben arrivata tra noi. Dottoressa Maiello. Se non ci fosse stata Katia non saremmo stati. Allora, perché c'è la dottoressa Patrizia Maiello? Per tanti motivi. Numero uno, vice sindaco di Coringa e quindi già dal primo anno molto colpita, molto presente in Ari sul Mediterraneo, quindi diciamo che Ari sul Mediterraneo è anche della dottoressa Patrizia Maiello, ormai è il cuore della manifestazione, anche perché fa parte della commissione scientifico-culturale, quindi fra i vincitori, se siete qui, è anche merito della dottoressa Maiello. Quindi sentiamo cosa ne pensa, Buonasera a tutti. Intanto penso che sia una cosa fantastica quello che si sta facendo, quello che l'associazione è riuscita a fare in questi anni e che sta ingrandendo anno per anno. È una cosa molto importante. Io faccio parte come Coringa dell'Unione dei Comuni e devo dire che quest'anno siamo andati anche al di là dell'Unione. E penso che l'unione è parte della cultura. Quello che riusciamo a fare noi a livello politico, nei comuni, riusciamo a farlo con la cultura. Grazie, un applauso veramente. Parla di cultura. E come se lei rimane con noi, si prenderà gli altri ragazzi che si alterneranno su questo palco. Katia, tutto bene? Sì. Ma che faccia simpatica che hai? Quanti anni hai? 13. 13, applauso a Katia. 13. Per applauso, puoi andare, grazie di cuore, i libri, attenzione, allora i vincitori hanno, perché a volte poi mi sfuggono le cose, dei libri che vi consegnano di là e poi verranno estratti, i quattro vincitori avranno 4 mesi al Guinness Club, tutto The Square, tutto pagato, tutto gratuito alla mezz'aperta. Che meraviglia ragazzi, sposto una gita gratuita quest'anno. Benessere. Ma sì, ma ci vuole, ci vuole. Bene, allora, partiamo con una, o meglio, proseguiamo con l'altro video. Rimaniamo qua, visto che non abbiamo problemi. Rimaniamo qua. Pure. Rimaniamo al centro. Insomma, anche se in effetti siamo sulla traiettoria del video, ma comunque credo che si possa leggere comunque. Scrittura creativa, Alessandra Medaglia. Vediamo un po' chi abbiamo sulla nostra scaletta. Primo classificato, seconde medie, ovvero secondarie, ma non ci piace chiamarle medie, più romantico. Rosaria, Maria Rosaria Monaca. Buona Maria Rosaria, Santa Maria della Messia, presente. Dov'è? C'è? E lì, sta arrivando. Dottore Salemi, riguadagniamo il centro. Vieni Maria Rosaria, siamo qui che ti aspettiamo! Te l'aspettavi? Ciao cara! Te l'aspettavi? No! No! Allora, noi crediamo in te! Lei sarà la prossima.
prossima alle sul Mediterraneo, certo. Da adulta, Hai visto? Bene. Auguri, auguri a voi. Una battuta al volo. Ma te va benissimo! Ma noi siamo d'accordo con te, cara. Quanti andare? 12, almeno sull'età possiamo stare tranquilli. Bene, saluti a casa e in bocca al lupo per la vita, va bene? Ciao, Maria. Allora, volevo dire, soltanto per chi non avesse, se c'è qualcuno che vuole il programma, così almeno ci segue meglio, questi premi sono stati dati per la scrittura creativa e osservazione di potenzialità, impegno e legalità. Bravo. Visto che c'è Arturo Bova, sarà felice che anche quest'anno, l'anno scorso Arturo Bova era qui con l'argomento legalità, quest'anno ancora legalità. Poi andando nei dettagli il tema diceva: cosa ti piace fare per te, per gli altri e per il tuo territorio, impegnandoti a dare qualità al tuo tempo libero e ai tuoi percorsi di studio e lavorativi. Era questo il tema di quest'anno. Grazie. Ok, perfetto. Altro video, vediamo un po' chi abbiamo ancora in scaletta. A sorpresa sempre, con questo momento di grande suspense. Primo classificato, prime secondarie o prime medie? Prime medie, certo. Prime medie è più bello. Ti spieghi qui. Elisabetta Fumaro! Immagini Falco! Allora, Elisabetta Fumaro, dov'è? Eccola lì, guarda, si sta facendo spazio comitato e calcio, insomma, come può. Intanto le dirigenti, le dirigenti, chi è presente, ciao, poi se si possono avvicinare. Ecco, dirigenti o rappresentanti o collaboratori o sostituti, va bene. Bene, si avvicinano sul palco. Sì, fai benissimo. E io chiedo sempre una battuta, una cosa, Ma chi sono per farsi scherzo? Non so manco come. Ma in effetti l'età possiamo chiedere. 12 anni, ebbene, sono giovanissime, ma con un cervello quadrato queste meraviglie. Brava, complimenti, anche a te, auguri per tutto quello che farai. Grazie. Bene. Dico, visto che tu sei molto più informato di me e vedi benissimo a questa distanza, malgrado la luce a lumino, insomma, come farai? Non lo so, Ci abbiamo un altro video, no? Sì, per forza. Un applauso lo farei ad Andrea Bertù, che è il nostro regista. Bravo Andrea. Andrea Bertù. Bravo Andrea. Primo classificato in Vita Creativa Libera, senza temi, senza traccia. Senza traccia. Quinta B, scuola primaria di Girifalco. Con l'intera classe. E dove sono? Sono qua, c'è la maestra Pina. Si avvicini allora. Come facciamo a recuperare? Allora la maestra Pina, magari simbolicamente. Sì. E se vengono tutti con l'auditorio. No, per l'amor di Dio. Sono stati bravissimi, hanno realizzato veramente delle cose incredibili per Ali sul Mediterraneo, cartelloni, scenografie, recite, chi più ne ha più ne metta, anche questi libri, ecco, che vedete qui. Sono della quinta B e noi abbiamo questo plastico. Quindi coordinati dalla grande maestra Pina, un applauso. Primo classificato. Vuole dire qualcosa? Quanti anni? No, ho capito, adesso ero un attimo confuso. Allora, un commento a lei lo posso dire. Cosa dire? È stata un'esperienza bellissima. La prima volta che Girifalco come scuola primaria partecipa. Abbiamo incontrato una persona eccellente e ho conosciuto direttamente Nico e Cristina, due persone meravigliose, e tendo a dire un grazie perché la nostra Calabria è un pochino abbandonata dai giovani, partono per non tornare, loro invece hanno dimostrato di amare questa terra perché sono tornati e lavorano perché vanno sempre avanti. Grazie. Ecco il premio. Benissimo, la porta tutta la classe, ci siamo tutti l'ultimo domandando. Amatissima maestra Pina! Ma guarda che sono scatenati, è fantastico!
E questa è una foto, eh! Questa è da fare una foto, eh! La sua classe che avrebbe voglia di buttarsi sulla maestra dalla gioia. No, stiamo scherzando. Tieni, dico, diamo una sguardo alla scaletta, come ci dice la nostra Cristina, perché quest'anno l'associazione... Sì. Allora, i dirigenti, se si avvicinano... Ecco, intanto, mentre si avvicinano i dirigenti, abbiamo un momento che particolare. Per ricordare. Sì. Dove ce li abbiamo? Allora, i dirigenti ci sono? Sì, come se non ci fossimo detto nulla, eh? Allora, scusa. Sì. Allora, i dirigenti, non c'è nessuno dei dirigenti? Oh, un applauso alla dottoressa Fiorella Careri. Un attimo. Venga, dottoressa, venga, l'aspettiamo qui sul palco. Sì, vai, prendi informazioni, cerca di contemplare le prossime ore di scaletta, ore, venga, che aspettiamo, ma come sta? Ma che si è portata? La tratta da casa si è portata, bene, fammi tu. Complimenti. Adesso zitti, che devo chiedere alcune cose alla dottoressa. Allora, esperienza meravigliosa, credo naturalmente un po' per tutte le scuole coinvolte in questi progetti. Voi che avete, secondo me, a trattare con i ragazzi, ad avere quella pazienza, quell'attenzione, quell'amore nei confronti di una gioventù che, insomma, è piena di energia, quindi, insomma, governarla è sempre... È sempre, no? Un po' da gente paziente. Quante camomille si fa al giorno, dottoressa? Guarda, nessuno, perché ripeto, per noi è un piacere lavorare con i ragazzi, perché sono giovanissime, sono le leve del futuro, quindi sono loro che ci cartano e ci danno energia per andare avanti. E abbiamo accolto con entusiasmo, insomma, di partecipare a questa iniziativa organizzata dal professore Nico, e infatti mi è piaciuto tanto perché proprio ha centrato il tema sulla cultura. E io quello che dico sempre agli alunni, perché ci tengo ad incontrarli spesso, che noi come scuola dobbiamo fare cultura, sì, formazione, educazione, istruzione, ma soprattutto cultura, perché c'è differenza tra istruzione e cultura. E dico sempre che dobbiamo cambiare un pochino la nostra Calabria, perché è ricca di risorse, come dicevamo con Nico, ha tante potenzialità che dobbiamo riscoprire, e le rivoluzioni, come ci insegna la scuola, la storia, lo facciamo solo con la cultura, e noi cerchiamo di avviare una piccola rivoluzione culturale, avere un migliore risultato. Anche perché altre rivoluzioni nel nostro paese non ce ne sono mai state, l'unica che possiamo fare, noi siamo un popolo tranquillo, a noi ci va bene di tutto, basta che c'è un tozzo di pane e una cipolla rossa dietro terra, eh? No, dico, appunto, tu hai raccolto le informazioni che volevi? Bene, allora chiamiamo la dottoressa per premiare in pratica, recupera il microfono, o tu che ne sai più di me. Allora, due cornici alla dottoressa Careri per due motivi. Una cornice come scuola, perché è dirigente dell'Istituto Comprensivo di Santo Freddo. E una delle due. E un'altra per l'Istituto Comprensivo di Giripanto con fare che tempo stanno indisciplinati, quasi il 60% di tutto, soprattutto Giripanto. Che lavorone, ma siete degli incredenti, guarda, è incredibile, una cosa pazzesca. Va bene, complimenti ancora, grazie per essere state con noi, buon rientro, attenzione ai gradini che sono pericolosissimi. Allora, a questo punto, vedi, io questa sera, quando sono arrivato, ho detto a Cristina, ma c'è Carola? Allora, come quinta, come prima elementare, sì. C'era la prima elementare di San Pietro a Maina, anche in finale. Bene. La classe di Nicola Quattrocchi. Come fai a leggere il segnale questo? Non c'è? Andiamoli a chiamare, aspettiamo, vieni. Andatela a chiamare che sono scuola. Va bene, allora andiamo avanti. Oh, che idea fantastica. Fatelo io già insieme. No, leggi tu. Allora, è così che vedi bene.
Carola, leggi tu. Allora, no, scusa, c'è un momento. Lo so, ma l'avevo preparato prima dietro le quinte. Carola, devi leggerlo, no. Fidati, abbi pazienza. Non mi fare fare brutte figure. Ho chiamato un sacco di amici. Allora, in questo momento faccio il regio microfono. Va bene? Allora, Ali sul Mediterraneo quest'anno è stato dedicato al dottor Fortunato Colloca, che farei un applauso. Certo. Lo trovate da, lo trovate qui dietro. Noi sosteniamo la cultura e noi abbiamo messo qui in cima il nome di Fortunato Colloca, che è stato il primo a ricevere il premio Ali sul Mediterraneo nel 2014 per la cultura dell'umanità. Quindi farei un grande applauso. L'umanità non solo come merito, l'umanità non solo come persona, come generosità, come altruismo, ma anche umanità nei progetti, perché molti anche a San Pietro non lo sapevano, ma il dottor Fortunato Colloca aveva dei grandi progetti anche in Africa, costruendo dei pozzi molto importanti nel Congo, mi sembra, se non sbaglio, soprattutto nel Congo. Quindi forse noi lo conosciamo al 99%, bene, ma l'Africa lo conosce al 100%. Un grande applauso al dottor Fortunato Colloca, premio Ali sul Mediterraneo, cultura dell'umanità 2014. Benissimo. Grazie di cuore. Allora, sentiamo questa poesia. Allora, qui c'è una poesia, sì, che ovviamente tutti noi, ricordandolo, bene, la dedichiamo alla maestra Carmela Pinto Colloca e alla sua famiglia. Emozione, poi tengo io il microfono. Carissimo dottore, stasera voglio darti del tu, davanti a chi ti ama, davanti a chi vuoi tu. Carissimo dottore, stasera voglio darti del tu, forse per sentirti più vicino e parlarti tra gli occhi e il blu. Chissà cos'è un grande uomo, forse chi ha il tuo cuore giusto e buono. E chissà cos'è un grande dottore, forse le tue mani che sanno aiutare e dare con amore. E dimmi, che cos'è una rara personalità? Forse i tuoi gesti tra l'Italia e l'Africa, che ti conosce già. Carissimo dottore, tu, tra lavoro e solidarietà, tra la giustizia e la cultura dell'umanità. Carissimo dottore, proprio come un anno fa, sei qui tra noi con la tua infinità e la tua saggia bontà. Sì, stasera sei qua. Nessuno va via veramente quando si è grandi come te, e allora restaci nel cuore, che è il posto più importante che la vita ci dà. Bene. Grazie. Allora, dico, grazie, dobbiamo stare veloci, spediti, perché altrimenti se no perdiamo. Allora, c'è da parte di Ali sul Mediterraneo, da tutta l'organizzazione, sì, e da tutta la Commissione Scientifico-Culturale, c'è questa cornice che omaggia, un grande applauso alla maestra Carmela Pinto. Ce la fa venire o gliela portiamo noi? Gliela portiamo noi, Cristina. Cristina, allora? Ti salutiamo con un applauso, insomma, un altro, un pilastro fondamentale importante dell'associazione, poi parleremo anche con lei. Eccola lì, in seconda fila. Una foto per la maestra Pinto Colloca, e poi abbiamo queste targhe, queste pergamene dove c'è la poesia dedicata al dottor Colloca e la poesia dedicata anche alla maestra, perché se qualcuno dice sei creativo, io lo devo alla maestra Carmela Pinto, che mi ha scoperto all'età di 6 anni. Ah signora, cosa è andato a fare quel giorno? E qui lì ci sono le pergamene e le poesie anche per i familiari del dottor Colloca. Un grande applauso a tutti, grazie. Fortunato Colloca, grazie di cuore. Grazie per essere con noi. Bene. Allora dico, grazie. Andiamo spediti con le altre premiazioni. Adesso ci sono, beh, insomma, i video, no? Sì. Andiamo avanti. Partiamo, avete la scaletta aggiornata anche voi, vero? Sì? Allora, sì, scusate, avevo sbagliato. Allora, siamo già, quindi sì, siamo partiti dalla scuola primaria, scuola secondaria, scuole superiori, e ora
siamo arrivati agli adulti. Agli adulti. Le eccellenze molto adulti. Le eccellenze emergenti ho già fermato. Molto eccellenti. Allora, facciamo vedere questo video. Partiamo con questo video. Sostenibile, valorizzazione del territorio. Primo classificato. Beach. Ah ragazzi, applauso. Una struttura tra le più importanti e imponenti. Te l'ho detto che incredibile sul territorio. Una realtà, nel frattempo che guardiamo il video, una realtà che negli ultimi anni è cresciuta in modo davvero esponenziale. E per essere nel nostro territorio, quando uno pensa e guarda alla Gross Beach, pensa, ma davvero in Calabria? Ma davvero l'hanno fatto dei privati? Ma davvero non c'entra né fondi comunitari, né politica? Sì, sono dei privati. Questa è la dimostrazione lampante che non servono né grandi risorse, né grandi cervelli, molte volte neanche un amico simpatico a cui chiedere qualcosa. Ci vuole imprenditorialità, grande intelligenza e grande luminosità di pensiero. La Gross Beach è proprio questo, è davvero questo. Allora, nel frattempo che fanno le immagini, andiamo sul centro, vieni di tu. Allora, ci sono tanti motivi per la Gross Beach. Siamo a centro. Se c'è Luigi Sabatini, c'è... Allora, Gross Beach ha tanti motivi. Un applauso al direttore generale regionale di Lega Ambiente, Luigi Sabatini. Ecco, voleva il fotografo una foto mentre tu consegnavi quello. Se è possibile. Siamo stati c'è una vela, visto che c'è una vela e voi con la vela. Siamo stati troppo sbrigativi, facciamo la consegna reale, perché ci sono i fotografi di Paparazzi che devono andare a loro. Sì, si diceva per tanti motivi, perché è turismo sostenibile, si può fare turismo senza fare grandi danni. Appunto, no, assolutamente. Si può fare sport senza voglio grandi danni. Voglio sentire una battuta a loro. Dicevo, soltanto il vento. Che non lo devi manco comprare, è lì tranquillamente che tutti i giorni soffia e vi ha fatto diventare grandi in tutto il mondo. Ci sono stati campionati mondiali che, insomma, ragazzi, avete avuto grandi campioni dall'altra parte della terra. Cioè, quando si pensa... Bellissime soddisfazioni, certo. Sì. Quando si pensa ai posti più grandi, più frequentati, dove naturalmente ci sono le termiche, dove c'è la possibilità di potersi divertire, di poter fare grandi sport ad alti livelli, c'è il nome di Gizzeria. Cioè, è incredibile, sulla faccia della terra, cioè da Miami a Los Angeles, a, che ne so, agli Emirati Arabi. La più grande soddisfazione è molto questa, però, è di essere riconosciuti a livello internazionale. Noi vi abbiamo sentito di nascosti, anche con Luigi Sabatini. Noi li vediamo sempre, ed è vero, anche su chi ci rispetta l'ambiente, che questa è una cosa molto importante. Fallo dire agli altri, questo non si sta capendo. Vabbè, con l'Angus abbiamo un rapporto di lunga data, perché abbiamo fatto diverse edizioni di ciclestate all'interno, e inoltre loro stanno avviando un programma con i ragazzi, tra cui mia figlia partecipa ormai da 2 anni, e quindi conosco bene la realtà, quindi hanno un'educazione su questo sport che è pulito, partendo dai piccoli. Una bella realtà che deve naturalmente continuare nel tempo a rappresentare se stessa in questo territorio e naturalmente in giro per il mondo, va bene? Salutami tutti, grazie. Complimenti a voi, grazie. Landus Beach, d'estate o che vogliate fare sport o che magari vogliate frequentare il mare. Allora, andiamo con la prossima. Un'altra eccellenza. Sì. Premio valorizzazione territoriale calabrese
eccellenza internazionale. Eh sì, e chi sarà mai? Oh, già mi piace. L'azienda del Sardo, e quindi applauso per il suo straordinario olio extravergine d'oliva, Marco. Buonasera, ben arrivato Marco, stai qui al centro. Che appare? Chi è? Abbracci, baci, qui al centro Marco, qui al centro. Allora lo facciamo premiare dal professore dell'Università di Reggio Calabria, che di queste cose se ne intende, il professore Alessandro Malerba. I fotografi volevano la foto. La foto. Diamo a lui il premio, sì, e poi il premio lo passiamo. No, niente, stavo un attimo. Per Alessandro Malerba c'era l'attestato, non so se c'è lì. Immortaliamo questo momento, quest'olio meraviglioso che fa parte naturalmente di una grande tradizione. Stiamo al centro, così siamo perfettamente allineati con i nostri amici qui. All'auditorium, cosa vogliamo dire? Parlare della propria azienda è facilissimo. Parlare dell'azienda, adesso non lo tanto produttore, non si offende mai, come diciamo io, mi sta facendo un ringrazio io, ringrazio la stima che effettivamente mi ha dato questa possibilità. Noi di emergere, di uscire fuori, insomma, anche di voi, un po' così così. Allora, a me mentre parlava questo simpatico amico mi era già venuta voglia di una bella fetta di pane casareccio, un po' di sale sopra, è una cascata d'olio. Ma quanto dopo lo facciamo? Ok, finiamo subito allora, via, allora finiamo subito che il piccolo presentatore ha bisogno di alimentarsi, ha bisogno di andare avanti naturalmente. Allora, ottimo per l'azienda, una battuta al volo. È un attestato di merito anche al professore Alessandro Malerba, un applauso perché fa parte della commissione scientifico-culturale di ISO Mediterraneo. Dottore, quanto olio si produce qui nel nostro territorio, solo nella nostra regione? Io ho dei numeri, perché poi mi sono interessato, ma che sono straordinari, vero? Beh sì, sinceramente non sono diciamo un agronomo, comunque non sono un esperto di olio, però so che comunque la Calabria in genere si contende con la Puglia diciamo, la produzione di olio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anzi credo sia seconda solo la Puglia come qualità e come quantità di olio prodotto. Andiamo sulla quantità e soprattutto sulla qualità. Complimenti a voi, in bocca al lupo naturalmente per tutte le cose che farete. Ho chiamato in tutto il mondo, grazie. Sì, valore d'esanto, di valore d'esanto. Ok, allora, amici miei, andiamo altro avanti. Video. Vediamo di nuovo. Cultura della memoria e valorizzazione territoriale, primo classificato. Di treni di pietranza, sui rivolti d'acciaio e sospesi.
bisognasse in qualche modo tirare fuori all'ombrello questa storia, che comunque anche di studio tutta la complessità di questa fabbrica, capire come funzionava tutta l'organizzazione sociale di questa fabbrica, che sicuramente è stata un'esperienza molto interessante. Il polo siderurgico dava lavoro a 2000 persone, ma dopo l'Unità d'Italia per defendere i calabresi iniziò il lento inesorabile declino. Gli aggravi fiscali, la riduzione delle commesse statali erano il segno di una chiara volontà politica. Oggi il museo con il quale la Calabria vuole riappropriarsi di un pezzo di storia tutta italiana. Per questo riconoscimento che abbiamo avuto, ma voglio ringraziare soprattutto la presenza dei miei studenti, la presenza degli studenti di Montenegro, che sono venuti, abbiamo organizzato proprio perché penso che la cultura sia l'unica cosa che ci può contraddistinguere in questa nostra terra, può dare valore e può anche dare speranza. Una speranza di sviluppo, perché come dico sempre, non ci può essere sviluppo senza cultura, ma non ci può essere cultura senza sviluppo. Quindi, diciamo, le scuole, il progetto e tutto quello che rappresenta Mongiana lo state vedendo in questo video che a breve ci farò partire. Stiamo vedendo, sindaco, mentre lei parlava stavamo guardando le immagini, io a Mongiana, sa che giro la Calabria ormai da bambino, stiamo qua così possiamo guardarlo tranquillamente. Mongiano, ci sono stato spesso con le tele e racconta la storia che si perde quasi nella notte dei tempi per straordinari momenti anche di lavoro, no? A livello anche industriale, con la storia che Mongiana porta con sé. Guarda che partiamo più avanti, sindaco, se no ecco, nascondiamo qui il direttore. Un verde, flora e fauna meravigliosi. Vedrete soprattutto l'opera di riscoperta che abbiamo attuato. Fate un po' silenzio, lo so che siete fan, ma altrimenti non si sente il sindaco. Stavo dicendo, potete notare in queste fotografie, man mano che vanno avanti, quelli che sono i progressi che a Mongiana abbiamo fatto sull'ambito culturale, storico e di riscoperta. Ovviamente devo ringraziare non solo le associazioni che mi stanno vicino, ma soprattutto i miei amministratori, il vice sindaco, i consiglieri e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo risultato. Ma soprattutto una persona, il professor Danilo Franco, che si trova qui in mezzo a noi, che ha permesso questa riscoperta. Perché è vero. Mongiana sta rinascendo dalle proprie ceneri, sta rinascendo e si sta facendo scoprire. Stiamo cercando di creare un polo meridionale dell'identità. Quindi stiamo riscoprendo quello che noi eravamo in tempo, quello che noi dovremmo tornare ad essere, perché dobbiamo metterci in gioco. E non parlo da politico, parlo da appassionato della mia terra, parlo perché è importante. È importante che Mongiana rappresenti il centro di una rinascita culturale di un intero territorio. E quello che voi state vedendo alle vostre spalle è il frutto del lavoro, dell'impegno, delle nottate insonni che abbiamo fatto per portare alla luce un patrimonio veramente unico al mondo. Pensate che quello che state vedendo è il più grande scavo di archeologia industriale al mondo. 4.500 metri quadrati di superficie con circa 9.000 metri cubi di materiale movimentato, quindi stiamo parlando di numeri elevatissimi. In più, a corredo di questa enorme struttura dove c'è un grande altoforno, e infatti nasce grazie alla sua storia, è la scritta che accoglie il visitatore quando arriva a Mongiano, quando viene a visitare queste ferriere e fonderie di Calabria. Posso dire, io avendo visitato il comune, naturalmente mi hanno raccontato alcune cose sulla storia di Mongiana, pensate che la cosa fa venire anche i brividi, che quando la ferrovia, insomma,
costruiva armi, che poi è passata naturalmente a costruire i primi binari della ferrovia italiana, sono partiti proprio da Mongiana, era una piccola Fiat, non so quante migliaia, 1200 persone, era la terza fabbrica più grande in Europa, e c'era in Calabria, cioè, è incredibile, ed era proprio lì a Mongiana. E se il nord ha delle ferrovie meravigliose, deve ringraziare il ferro che arrivava puntualmente da Mongiana, questa fabbrica che poi dalle armi passò naturalmente a costruire i binari. Assolutamente sì, io vorrei anche ringraziare Pasquale Rullo che ha realizzato questo video che poi avete visto, che poi troverete sicuramente pubblicato sulla pagina del museo. Noi Mongiana... Allora, Mongiana abbiamo anche un museo ipertecnologico, praticamente basato su quelle che sono i resti dell'antica fabbrica d'armi che c'era in quel nostro territorio. E adesso vorrei fare un omaggio io proprio prima di dicevo. Grazie. Prego il vice. Che meraviglia, ben presidente, però andiamo sul centro adesso, andiamo sul centro, se no siamo relegati. Salve, buonasera, ben arrivato. Allora Nico, vieni qua, c'è un regalo per voi dell'associazione, vieni. Cristina, chiamate Cristina. Cristina, vieni tu perché. Allora io metto la voce, la faccio del motore Cristina Medaglia, la direttrice artistica. Pezzo della nostra storia, quindi vi doniamo quello che è l'ingresso monumentale della fabbrica d'armi, costruito proprio per impressionare i visitatori che venivano a Mongiana. Benissimo, lo apriamo così lo facciamo vedere al nostro pubblico, possiamo dare un po' di luce così magari lo vedono anche tutti gli amici che sono qui all'interno dell'auditorium, e questo portone davvero monumentale, cioè, insomma, pensate che era l'ingresso della fabbrica di armi a quei tempi. Un pezzo di storia che torna anche attraverso queste rappresentazioni. La rinascita di quella rinascita culturale che stiamo avendo in questa città. Complimenti a voi, ma rimanete tutti qua. Allora, sì. Allora, ovviamente una grande lavoro, una grande amministrazione, grande istituzione. Premia Mongiana l'onorevole Arturo Bova, presidente della Commissione Mediterranea del Consiglio Regionale. Te l'ho detto che i gradini sono pericolosi. Premio. Diamo il premio all'avvocato, così consegnerà con sé ufficiale. Sì, al sindaco assolutamente. Fate le foto, quello che volete, un po' di luce, grazie. Gentilissimi, applausi. Questi uomini rendono migliore il nostro territorio. Mannaggia! Oh, è così che deve essere. Però anche tu della parola sto sindaco. Io vorrei venire quando fate i consigli comunali, credo che voi in quei 3-4 giorni. Io vorrei dire un'altra cosa, vorrei dedicare questo premio ai ragazzi che sono venuti da Mongiana. Voi non li vedete, ma hanno anche i cartelli, l'imprecisione, fantastico. Questo premio va a loro perché loro rappresentano il futuro. Assolutamente. Allora, visto che c'è, non ci vediamo mai con il mio amico avvocato, fatemi chiedere una battuta. Insomma, tu si può dire che sei di casa. No, oltre che sono di casa, che mi piace l'organizzatore, ma una cosa, conosco Bruno da tempo per l'amministrazione. Anche se è un'amministrazione giovane, giovanissima, ce ne sono altri, veramente. Sono una dimostrazione, però, lasciatemelo dire veramente, anche perché ho fatto il sindaco dell'amministratore comunale. Sono la dimostrazione di come tutti rimbocchi le maniche, ci lavori, perché attenzione, io lo so per scienza personale, come si può dire che quello che ce l'ha è dovuto proprio al sudore di questi giovani amministratori, sono veramente parte. Poi si presenta quando si può dire cosa. Ti dice lancia dei messaggi stupendi, non è venuto né a lamentarsi né a chiederne nessuno, soltanto a dire che la Calabria è un patrimonio di per sé, è la famosa terra mangiata dal Signore e sfruttata dal uomo, no? vediamo di riscattarla tutti quanti, ognuno con la sua parte, quindi complimenti a questo amministratore, complimenti veramente di cuore. Grazie.
sindaco, complimenti ancora, grazie, grazie, grazie. Ancora un applauso, accompagnatevi. Gente allegra, Dio l'aiuta. A proposito di frasi fatte. Beh, allora noi proseguiamo. Mentre proseguiamo con l'altro vincitore, si avvicini se c'è ancora la maestra Pina. Maestra Pina. Allora, e poi a proposito, c'è per caso l'associazione Momò? C'è l'associazione Momò? Qualcuno dell'associazione Momò? Allora, qui c'è l'associazione, prima abbiamo dato un attestato di merito alla collaborazione con Alessandro Maletta e l'associazione delle musicine. Allora, noi diamo l'associazione Momò come atto simbolico, perché se esiste anche sul Mediterraneo è anche una collaborazione fra associazioni, e quindi quest'anno c'è un new entry, l'associazione Momò. Da quest'anno la vogliamo lavorarci, vediamo che succede da oggi in poi l'associazione Momò, e quindi facciamo uno scambio simbolico di queste associative. C'è Cristina, fantastico. Questo è il modo per il sindaco. Questo è il modo per dire che le premiazioni non finiscono qui, anzi, speriamo che siano un modo per aprire alla collaborazione. Noi verremo a portare un po' di olio, non lo so. Che meraviglia, bene. Lei ci dà un po' di cultura, e quindi ci incontriamo, speriamo di incontrarci spesso noi. Benissimo. Grazie sindaco Bruno Iofrida, grazie per l'anno. A posto. Bellissimo, grazie. Ci vediamo alla prossima. Complimenti a voi e al vostro lavoro. Attenti sempre ai gradini. Ma continuiamo, nella nostra classifica di premiati. C'è subito un altro. Un momento solo, scusate un attimo, che c'è un fuori programma. Cristina, raccontami tu qualcosa. C'è una sorpresa per noi. Direttamente da Girifalco, ora ci facciamo spiegare, facciamo un applauso a questa bimba vestita con il vestito tipico di un francese. Inviterei su parte la maestra Pina. Allora, bimba, che meraviglia. Buonasera. Ti chiami? Rossella. Di anni? 10 anni. Allora, sai che il costume è tipico girifalco, ecco. Cosa vogliamo dire? Da che cosa è formato, cara? Aspetta un attimo, state buoni per piacere, perché se parliamo tutti poi non si sente nulla. Buoni buoni, sotto voce, Lei presenta? La Quaresima, sì, la Quaresima, va bene. Questa è la Quaresima, che in giro francese si dice Quaresima. Lei è vestita con il ci sono le fasi della vita, insomma, certo. Allora, sopra il panno ha un'ancuna, poi con le corna ha un ubriaco che viene alzato con sacco di altri annodato e forma una specie di coda. Poi sopra ha la cotaleccia e in testa di solito tiene un asciugamano bianca con dei merletti. Allora, lei rappresenta ed è vestita con il costume tipico girifrancese, come il mio. Lei rappresenta o la moglie o la sorella di Carnevale, che è morto, ma si è di grasso dopo aver mangiato tante polpette e bracciole di madre. Sai, sono cose che capitano, se mangia il mondo. I rischi sono questi, sì, da me. Senti, e queste piume sopra cosa? Allora, lei a Girifalco tiene in testa una patata, ma in altre zone, arance, limoni, a questa patata sono state pensate 7 perle di gallina, una è riconosciuta bianca. Ogni domenica di Quaresima viene bruciata una penna e domenica di Pasqua viene bruciata quella bianca. Chiamiamo un detto? Sì, il detto. Allora, un momento. Un momento che raccogliamo il nastro, il secondo sole,
state buoni se potete, come diceva qualcuno, silenzio per piacere. E sì, abbiamo bisogno, ma raga, ma ci può stare, cioè, a prescindere che adesso è una cosa molto, quindi la voglio, che probabilmente sono, abbiamo bisogno di aiuto, può capitare, vero tesoro? Sì, certo, ma ci sta. Venga lei, prof. Sta arrivando? Ah, perché stanno riprendendo anche loro, mica. Appunto, anche i grandi, no, per dire, perché lei è giustificatissima perché non se ne ricordano mai i grandi, quindi sapete cosa. Ah, fa tanto, brava, venga qui. Me la faccia leggere a me, forza quella. Mi esci tu. O bambola voodoo, nel senso. Mi esci tu, salta salata. Cagiasa la ricriata, non ricria, si pierde con si pierde con si pierde. Caro Maria, finisce per il periodo della vita della gioia, finisce il periodo della vita e dice, ah, che meraviglia, senti, va bene, ma adesso la porti a casa, vero? Mi dà una certa sensazione. Complimenti, ciao cara, auguri, auguri per la vita, senza di vita. Oh mamma mia, benissimo, bene, partiamo con il video, spegniamo le luci, in alto e fuori. Aspettate, c'è un momento, ah, la bambola rimane, oh che meraviglia, vedi, la bambola viene consegnata a Cristina. Nel frattempo che scendiamo, partiamo con il video, eccoci qua, siamo pronti. Allora, vediamo che prossimo, forza e coraggio. Cultura della musica e valorizzazione della Calabria all'estero. Chi mai sarà? Vediamo un po'. Cuore a tutti quanti, a coloro che ci seguiranno anche da casa, attraverso le riprese televisive e attraverso la radio. La giuria sarà divisa in tre. La prima giuria sarà i nostri cittadini, e loro guarderanno l'intonazione, testo e la lezione. Il secondo punto che è avuto qui con noi, siete voi qui in sala. E il terzo punto è proposto da Tanti Antini e da Tanti Antini, da Tanti Antini, da Tanti Antini. Mi sembra questo. Allora facciamo una cosa.
consegna, vai, consegniamo ufficialmente, se dobbiamo fare le foto, immagini e quant'altro, siamo pronti, benissimo, facciamo la foto anche noi, vieni, vieni, dico, ragazzi, in questo momento, hai un CD in mano, grazie, grazie, è stato gentilissimo, grazie, grazie, un collega giornalista, quindi lo salutiamo, salutiamo. Ciao, prego. Grazie, allora, Pino. C'è un CD, Carpe Diem, che sarà poi l'attimo. Carpe Diem, giuro, in anteprima mondiale, domani, infatti, devo ritornare a Zurigo, perché abbiamo la prossima produzione di Giure, che farà il battesimo del CD, un ragazzo calabrese che porta la cultura italiana all'estero. E io vorrei, se mi permetti, vorrei umilmente essere il vostro Angelo Gabriele della cultura per l'estero tramite la musica, perché so che ci sono tante persone all'estero e io vorrei tramite la musica continuare ad avere questa italianità senza perderla, perché è molto importante. E grazie a tutti voi. Ma come fare a non credere che possa essere l'Angelo Gabriele? I capelli ci sono, la barbetta pure, li facciamo spuntare un po' di ali e l'abbiamo sistemato. Complimenti Bruno, auguri e bocca al lupo per la vita. Questo ce lo lascio, ce lo sentiamo in amico in macchina. Uzz. Ok. Grazie per questa anteprima mondiale. Grazie. Allora, mentre io vi spiego due cose, ci ritrovo. Ma due? Due. Ma due cose. Ok, va bene. Sì. Allora. E poi gli ultimissimi premiati e una conclusione. Allora, ci ha mandato una lettera anche il vescovo, che era molto interessato. Non so se lo trovo qui. Intanto Cristina, sì, proviamo la lettera. Sì, c'è una lettera del vescovo che voleva venire, non è venuto e ci ha mandato la lettera. Anche il governatore Mario Rivello ci ha mandato una lettera di incoraggiamento e quindi io volevo ringraziare. Che scrive tanto, Volevo ringraziare i patrocini, quindi sì. Mentre il coro si sistema, dov'è il coro? Ora lo fa Carola, lo facciamo sistemare il coro nel frattempo? Bene, perfetto. Allora, volevo ringraziare i patrocini, la Regione Calabria, un applauso, il Consiglio regionale della Calabria, un applauso, la città di Lamezia Terme, l'Unione dei Comuni di Monte Contessa, la provincia di Catanzaro, l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e poi i social partner, Lega Ambiente, il Club UNESCO e il Sistema Bibliotecario Lavedino. Facciamo un applauso? Certo! Eccoci qua, nel frattempo che il coro si sta sistemando. Allora, si sistemano, allora io ne approfitto così, velocizzo. Sì, velocizza. Allora, sono già sistemati. Ah, sono già sistemati. Sono stati velocissimi loro, devo dire, con un gambo. Ragazzi, però dovete stare zitti. Silenzio, solo entusiasmo, ma altrimenti non sentiamo veramente. Grazie di cuore. Eh sì. Allora, vediamo un attimo se sono pronti, in modo tale da poter dare via un staff. Ragazzi, siete pronti? Non ho sentito bene. Queste sono voci bianche. Coro note ascendenti dell'Istituto Comprensivo Statale San Teofilo. Bene, ora sono più tranquillo a saperlo, così almeno distribuiamo le dovute responsabilità. Oh. Allora, siamo pronti? Aspettiamo lei. Ah, c'è anche noi, siamo qui da. Che è successo? No, vabbè, tranquillo, ne compriamo uno nuovo, ok? Un'occasione che torniamo a facciare, vediamo un po'. Ah, perfetto, grazie, voluto vedere, fantastico, devo dire. Complimenti. Bene, Carola, tu sei pronta? Nico, tu sei pronto? Sì. Luigi, tu sei pronto? Sì. Lei è pronta? Siamo tutti pronti. Prego. Thank you.
Thank you.
Pietro con il coro, che si sono giovanissimi amici della maestra. Grazie, mi sono emozionato perché è vero che il testo era mio, ma anche per me è un'anteprima. Ha sentito per la prima volta. Sì. Quindi visto che c'è, non avevo la tua prova, poi ci dirà se no, se ti è piaciuto questo inno alla legalità, ecco. Bene, bene. Grazie di cuore alla maestra Longo, veramente grazie. Alla la nostra assistente artistica consegna la cornice alla maestra Longo. Grazie di cuore, grazie di cuore. E con voi salutiamo tutto il coro. Grazie, l'applauso forte. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Mentre ci vedete, allora facciamo velocemente in caso alla commissione che ha corretto i compiti di questi bimbi finalisti e vincitori. Noto già ovviamente la maestra Carmela Pinto, no? La nostra madrina. Poi vedo in giuria anche Loretta, per esempio, che ha corretto i compiti, Cristina Medaglia, Angela Ferraiolo, poi non vedo gli altri. Grazie per l'allestimento a Franca Medaglia, la facciamo un applauso. Benissimo. Allora, nel frattempo i ragazzi rientrano, noi siamo pronti perché abbiamo altre due persone da premiare, siamo praticamente agli sfoggi, quindi siamo in addirittura davvero rispettando tutti i tempi della nostra tabella di marcia che avevamo sapientemente immacolato in passato. Allora, c'è un blocco, allora mentre c'è il blocco. Beh, non possiamo più scherzare sulla presa del Moreggio Calabria che si piace un tempo, quindi insomma. Questa è una fila che non ci appartiene più. Io direi che è la strada Ligure, l'autostrada Ligure, un'altra bella storia d'Italia. Aspettate che poi dobbiamo fare le foto tutti insieme, mi raccomando, maestra Longo, che poi facciamo la foto del ciclo. Sì. Allora, velocemente c'erano dei libri finalisti, sì, giusto? Sì. Abbiamo un applauso al finalista Vittorio Pino Vitaliano, c'è? Pino Vitaliano, un applauso al ricordo di Lorissimo. Pietro Rubio con la Pola di Nausicaa, il professore Nicola Gaglia, sì, per il risorto dell'illuminato, e poi abbiamo un'altra finalista che non è potuta venire l'altra domenica, e fare un applauso a Anna Aori. Facciamo un applauso ad Anna, finalista di questa categoria liberi, sì, come va? Meno che lo so che cos'è. Allora, libro che ha in mano il sapore di ordinaria eccellenza, ne parliamo appunto per capire bene cos'è il contenuto. Beh, intanto grazie per avermi preferita, no? In mezzo a tanti che probabilmente scrivono di gastronomia. Intanto è bellissimo essere qui per un discorso al quale non rinuncerei mai, che fare cultura. Ma Presidente, per favore, potete sedervi. Chi ha finito non vada via perché maleducazione, grazie. E va bene, c'è una sorpresa, perché chi ha letto il programma potrebbe perdersi delle cose. C'è una sorpresa, mi raccomando, non andate via. Per cui dicevo, è interessante capire come la cultura a 360 gradi possa essere condivisa tra calabresi, che è una cosa che manca. Allora, io quando ho pensato di soffermarmi sulla carenza culturale del nostro territorio, l'ho fatto partendo dal cibo, dalla proposta agroalimentare. Si parla tanto di cucina, io vi voglio dire che questo non è un libro di cucina, seppur è un libro fatto, composto da 162 ricette, tra l'altro con dei video, quindi scaricando l'app potete preparare queste ricette, sono un inno, ricetta dopo ricetta, ad ogni prodotto agroalimentare del nostro territorio. Per cui c'è un ricordo e un'attenzione nel ricordare di portare sulle nostre tavole il nostro prodotto senza dire grandi cose, semplicemente citandoli, inserendoli ed esortandovi a naturalmente acquistarli, a poterli consumare e a poterli promuovere. Prima si parlava di olio extravergine d'oliva. Io dico anche ai ragazzi, anche alle mamme, insomma, siamo produttori di olio extravergine di altissima qualità, tanto di questo viene esportato. Sulle nostre tavole circola olio proveniente da olive facente parte della comunità europea. Ragazzi, bambini, gli adulti, ecco, andassero dai vicini agricoltori a comprare, ad acquistare l'olio extravergine d'oliva. Sapete benissimo che
10 euro in più all'anno sono spesi benissimo con i fenoli, insomma sostanze nutrienti per il nostro organismo. Altra cosa è il miele. Per iniziare la nostra giornata abbiamo un miele in Calabria prodotto in modo eccellente, lo abbiamo qui ad Amaroli, in provincia di Catanzaro, vediamo Reggio Calabria, Cosenza, insomma, due cucchiai di miele al mattino per ricordarci che siamo calabresi dal mattino fino alla sera, prima di andare a dormire. Questo è il sapore di ordinaria eccellenza, lo potete trovare in tutte le librerie anche in Italia, nulla, grazie. È stato bellissimo, è un intervento fantastico. Vi ricordo che Anna con il suo gruppo di lavoro in onda tutti i giorni alle 13.30 e alle ore 20 sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre con il programma A Casa Tua. Anna, comprate libri e che ne so provare. Parlavate di cultura, questa cultura enogastronomica fatta proprio. Anzi, mi pregio di essere il regista di quella trasmissione, quindi ve lo posso garantire. Luigi non è solo il regista di quella trasmissione, ma ti ricordi? Cosa? C'è stato un fiore all'occhiello di fuori Aldo. Aldo, beh certo. Facciamo un applauso al grande Luigi. Ma certo, fuori Aldo. Che grandi ricordi, 2 anni fa, vero? 2 anni fa. Allora, andiamo con gli ultimi 2 premiati di questa sera. Pronti dalla regia video con il filmato. Eccoci qua. Tecnologia d'eccellenza e accidenti d'eccellenza. I ragazzi sono qui e poi vanno via. Noi abbiamo applicato invece un
discorso diverso, ma perché fare andare via le nostre risorse eccellenti? Perché noi con le nostre università abbiamo, sforniamo ingegneri, informatici che sono eccellenti, ve lo possiamo garantire, ve lo posso confermare io che ho girato il mondo. E allora abbiamo applicato un paradigma semplice: invece di fare andare via le risorse, le nostre risorse, portiamo il lavoro dove sono le persone, in maniera semplice e lineare. E se non lo si può fare nel mondo tecnologico, come si può fare? Dove adesso stiamo attraversando il periodo digitale, tutti connessi e così via, se non riusciamo a fare questo e a creare società di servizi nella nostra regione, sembra una cosa talmente assurda che è impossibile non provarci. E noi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Puntando su che cosa? Sull'orgoglio dei calabresi, perché noi siamo veramente orgogliosi, abbiamo voglia di fare, ed è su quello che abbiamo puntato, sulle nostre università. Tutti i ragazzi assunti a Cosenza vengono dalle nostre università, anzi addirittura si è creato un fenomeno talmente bello, e cioè i ragazzi che negli anni scorsi sono andati a lavorare, hanno trovato lavoro a Milano e a Roma, stanno rientrando e lavorano presso di noi. Ma cosa facciamo? Cosa facciamo a Cosenza? Noi facciamo tecnologia, noi lavoriamo per grandi clienti su tutti i vari mercati della tecnologia, in particolar modo nel mondo della telecomunicazione. Non posso fare i nomi dei clienti, ma immaginate chi sono i più grandi operatori telefonici in Italia, e non solo in Italia, perché noi lavoriamo per loro, lavoriamo per i grandi gruppi della finanza, lavoriamo per le grandi società di energia, lavoriamo per le grandi società industriali, bene, automazione, trasporti. Questo noi facciamo a Cosenza, lavoriamo per grandi clienti. Ci sono i nostri politici, noi diciamo la NTT Data, se dirette, non fa un euro di ricavo in Calabria, però dà il lavoro a 210 calabresi. Poi un altro filone, molte volte sapete, avete avuto occasione di vedere negli ultimi periodi, in 7-8 mesi, qualche servizio in TV, avete trovato che si è parlato di NTT Data Rende, perché noi abbiamo un filone di ricerca e sviluppo molto evoluto. Praticamente abbiamo fatto in modo che Cosenza rappresenti un punto d'ingresso per tutta la tecnologia prodotta dal nostro gruppo giapponese. Rappresenta la finestra sull'Europa della tecnologia giapponese, e noi la facciamo evolvere. Tenete presente che una tecnologia che viene personalizzata a Cosenza è una maglietta che si chiama Itoa, che attualmente viene usata dai piloti di Formula 1 da McLaren, solo per citare un caso. Oppure noi lavoriamo nell'ambito della robotica per dare una speranza a chi soffre di demenza senile, nel senso, come in Giappone esiste il problema dell'età avanzata, anche in Italia abbiamo questo problema, e noi cerchiamo di fornire tutta una serie di strumenti tale per cui possiamo aiutare gli anziani. Quindi parliamo di internet delle cose, tutti gli oggetti connessi e dell'intelligenza artificiale. E quindi il messaggio che voglio dare ai giovani è un messaggio di speranza, di speranza, veramente di speranza, e cioè abbiate fiducia, pensiate sempre in grande, siate orgogliosi di essere calabresi come lo siamo noi, che orgogliosi di essere calabresi, perché quello che noi abbiamo fatto, dice il mondo politico, l'abbiamo fatto senza avere un euro di finanziamento, nessun progetto finanziato per realizzare tutto questo. E perché? Perché i calabresi non devono trovare nessun tipo di scusa, lo diceva prima il politico, bisogna rimboccarsi le maniche, non per cercare scuse che la politica non funziona, oppure dire viviamo un contesto territoriale difficile, ci dobbiamo solo dare da fare. Ultima slide, Roberto, ultima slide. Motivo di orgoglio, si parla di internazionale. Bene, la sede di Cosenza, questa è stata una slide presentata al convegno mondiale di NTT Data, la sede di Cosenza è al centro come R&D tra la sede di Palo Alto a Silicon Valley e la sede di Tokyo. Questo è il nostro motivo.
motivo di orgoglio e fa vedere come la Calabria dal punto di vista internazionale si può affermare. Questa è una slide presente nella nostra presentazione istituzionale e questo è il gruppo, i giovani, i nostri giovani che rappresentano il nostro futuro e sono i primi che trasmettono il messaggio. Chiediamo ai nostri, noi li formiamo, i nostri ragazzi, affinché siano loro volano della nostra esperienza e di quello che facciamo. Grazie. Consegna appunto questo premio con l'entusiasmo di quello che è, ma con la speranza di rincontrarci magari nel 2018 con date sempre più alti. Grazie di cuore, benvenuti da Italia, consenso, complimenti. Hanno fatto le foto, se siete a posto, sì. Ok, complimenti davvero per la vostra struttura, la vostra realtà che è motivo di vanto e di orgoglio per questo territorio. Fantastico ragazzi. Andiamo avanti. Visto? Bisogna girare, le cose belle in Calabria ci sono. Allora, l'ultima prevenzione credo, poi... Altre due. Andiamo con l'altro video. Andiamo con l'altro video, siamo ormai nelle battute finali, caro davvero, ci confermi, no? A me mi tranquillizza lei a guardare te. Intanto ringrazio. Ringrazio io. Cultura della legalità. Primo classificato. Beh, per forza. Io volevo ringraziare Nico per questa per il
io di solito non vengo premiato, vado a parlare con le ragazze delle scuole, per me ora non ci sono più, è finita la serata, però di solito vado a parlare, vado a parlare di legalità, dico che bisogna stare lontano di legalità, di cultura, bisogna stare lontano dalla subcultura, che è quella di cui si nutre l'andrangheta, quella di cui viene organizzata. Dicevo, volevo portare una cosa anch'io, però era una questione di garanzia, non ti conviene, meglio quello che mi ha portato, meglio quello che mi ha portato. Sembrano piccole storie di una piccola area della Calabria, invece parlano dell'uomo con la U maiuscola.
e soprattutto in questo momento parlare di filoxenia è particolarmente adatto. Gli antichi greci dicevano: quando arriva un forestiero, trattalo bene, molto bene, perché sotto i suoi vestiti potrebbe sempre nascondersi un dio. E questa è l'attitudine giusta per accogliere la e noi che siamo stati frequentati negli anni passati da tutti i paesi, da tutti, diciamo, i popoli che potevano transitare nei nostri mari, insomma, diciamo che siamo stati particolarmente frequentati. Foto, fatta. Foto, foto! Mi sono distratto. Un secondo? Perfetto, grazie ancora Patrizia, complimenti per tutti. Grazie, grazie di cuore, bellissimo libro, compratelo. Bene, ultima battuta, ultima battuta. Sì, sempre per la categoria libri. E poi mi raccomando, rimanete qua perché c'è una sorpresa anche culinaria. Oh, che meraviglia, sono venuto apposta, mica per altro. Ce la farò, resisterò fino alla fine solo per questo. Giornalismo, libri e cultura. Primo classificato. Lorenzo Bergoda, grande Lorenzo Bergoda. Organizzazione del territorio della grandissima firma. Grazie. Grazie per essere qui. Grazie per essere qui. Allora, insomma, anche con lei vogliamo scambiare un momento di incontro e naturalmente di amicizia, insomma, no? Abbiamo detto fin dall'inizio la cultura potrà salvare il genere umano, che lo sa, bisogna crederci e noi ci crediamo tutti i santi giorni. Ma dopo, intanto per me è un piacere e un onore essere qui. Io sono testimonia l'accento del profondo nord, però qui mi sento a casa mia, soprattutto perché voi mi fate sentire questa voce. Questo libro è stato tutto l'amore per il suo, io mi sono convinto studiando che la storia non ce l'hanno raccontata giusta, l'hanno raccontata i vincitori e purtroppo a scapito dei vinti, e io mi sforzo di andare a recuperare pagine di storia non esattamente convenzionali come questa. La prima guerra mondiale, l'elettricino, lo sforzo maggiore, l'hanno sopportato i meridionali, i terroni, contadini, analfabeti, carne da macello, che in qualche modo andava rivalutata, tutta questa storia eroica, noi abbiamo sconfitto l'esercito più importante del mondo, noi eravamo qui, noi eravamo là, a tutta questa gente che ha buttato il sangue, della quale non esiste Roma, hanno scritto 4 miliardi e mezzo di lettere e ci sono 20 milioni di documenti registrati. Che sì, perché la maggior parte della storia è ancora sconosciuta. Cosa aspettiamo di bravo! 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 Questa è un'altra bella e interessante pagina. Io ho scoperto nel tempo, frequentando la Calabria da cima a fondo, che probabilmente tutto quello che ci hanno detto a scuola poi vero non era. Tanto vero, purtroppo, non era. Quindi bisognerebbe un po' riscrivere alcune cose. Premio alla direttrice artistica di Cristina Medaglia, al grande Lorenzo del Bocca, valorizzazione della storia, valorizzazione del territorio, grazie del cuore. Grazie per essere stato con noi. Sì, un'altra pagina di verità. Possiamo dare intanto, c'è qualcuno della compagnia di Via Bologna? C'è qualcuno della compagnia di Via Bologna? Nessuno? No. C'era no, invece volevo far salire sul palco la direttrice, la Zipalo, che prima mi c'è sfuggita durante la premiazione, così le consegniamo la targa. Certo. Assolutamente sì, facciamole un applauso. Il grande istituto comprensivo statale di Spillace che comprende Maria Fiorita, Amaroli. Eccoci qua, salve ben arrivata. Grazie di cuore. Tutto bene? Beh, insomma, una battuta anche con lei, visto che è stata qui dall'inizio. Sì, e allora complimenti per la bella iniziativa. Sicuramente momenti come questi sono importanti per che i nostri ragazzi trovino un incoraggiamento e una motivazione
ad essere fieri delle proprie radici, della propria terra e soprattutto a trovare un incoraggiamento per non rinunciare a se stessi e alla propria terra. Ma voglio soprattutto consentire che i ragazzi non ci sono, ma il ringraziamento più grande va ai ragazzi per il loro impegno e la loro bravura, che rende anche il nostro lavoro di docenti quello che conto. Cosa si dice? Assolutamente sì, grazie anche a lei, grazie per essere stata con noi. Bene. Grazie, ecco. Grazie di cuore. Mi pare che abbiamo esaurito davvero tutto quello che c'era scritto nella nostra scaletta. Cristina, vieni qua. Almeno facciamo, formiamo questo terzetto. Stai tu in mezzo, stai tu in mezzo. Caro, non so se ho dimenticato. C'è l'altra targa per chi va? C'è allora la professoressa De Santo per l'Istituto Comprensivo. Istituto Comprensivo Maida, un applauso. Comprendente Augusto Maida, è stato il professor Maida per il lavoro svolto. Consegniamo alla professoressa De Santo come simbolo per tutti gli esseri. Una foto. Quando sembra che tutto niente, sembra. Bene. Poi c'è la lettera del. A proposito, dove è il mio cellulare? L'abbiamo venduto. Perché c'era la lettera del vescovo e di Mario Rivelio, però. Vabbè, non fa niente, non c'era qua. Poi ce la facciamo raccontare da Mario. Allora, abbiamo finito, ma non solo ringraziare la Guglielmo, la giunta di Sremia, Square, Carlo, Postato, Tornale, Contesino e roba. Bravo. Allora, possiamo salutare? Abbiamo terminato, finish. Non si sa che cosa sta succedendo. Bene, vieni qua. Altro modo vorrebbe aggiungere qualcosa, qualcuno che. No, abbiamo finito. Abbiamo davvero terminato. Cristina, vieni qua, salutiamo. Allora, non per andare, c'è una sorpresa, rimanete qui. Facciamo un applauso per tutti. Io ringrazierei veramente tutto lo staff perché tutto questo c'è grazie allo staff, certo. Iniziando dal grande Giuseppe Grasso. Grasso di soldi, suoni. Grasso. Vai, e poi? Andrea Battute, il nostro regista, la nostra segretaria Valentina Caccavari e tutti gli angeli della cultura, Francesca, Franca Medaglia. Scusate se vi dico qualcuno, i piloti. Ormai è fuso, togliete il microfono, basta, dico senatore. Se rimanete con noi vi offriamo un dolce fatto in onore alla manifestazione, molto volentieri. Quindi dolce buonissimo. Pensate che io sono venuto questa sera qua solo per il dolce. Con tutto il rispetto naturalmente a tutti i premiati, però il dolce è il mio momento finale. Allora, possiamo. Aspettate, un'ultima che stavo. Allora, per lo staff, siccome siete tantissimi, ci vediamo in una cena intima e consegniamo l'attestato di merito ad ogni componente dello staff, perché tanto così non ci piace, in maniera molto bella. Ultimo attestato della serata va a Luigi Gradinetti. Grazie a tutti voi. Poi si va a mangiare, intanto mangiamo un dolcino. Buonasera a tutti.